Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di Undertale Joke Run Neutral Pacifist bla bla bla. Io sono Leone e siamo qui oggi pronti per continuare. Ora ci dovrebbe essere il secondo scontro con Undyne, giusto? Sì, giusto, ricordo bene. E quindi, beh, affrontiamolo. Anche qua vi farò vedere che è possibile far diventare Undyne una Gatling se rimanete tanto tempo a schivare i suoi attacchi. Ok, arrivo prima di tutto a fine percorso, perché se no, beh, già per me è difficile arrivarci adesso, perché tra tutti gli attacchi di Undyne questi sono i più fastidiosi, secondo me. Però va bene. Ok, il fatto principale che sia fastidioso qui è che non possiamo in nessun modo contraccambiare, quindi Undyne cattiva Undyne, che si mantiene a una bella distanza per combattermi. Però va bene, qua a destra, giusto? Era in basso, ok. Spero che la run vi stia piacendo. È divertente, sinceramente, giocarla. Perché è oggettivamente divertente. Pigliare un po' in giro tutti i personaggi. Che è quello che stiamo facendo alla fine. Da adesso, da questa partita, se credo arriviamo contro Undyne, non lo so, non ne sono sicuro al 100%. Però se arriviamo contro Undyne, da questa. Oh, già mi sta prendendo adesso. Da questa partita, credo che. Come si può dire? Dovremmo vedere roba molto più grande di presa in giro che prima. Adesso stiamo schivando perché siamo alla fine del percorso. Voglio far arrivare Undyne a sparare tipo Gatling di lance, come soltanto lei sa fare. Oh, mi ha preso questo attacco. Va bene, mi ha fatto anche un po' di danno. Ok. Cioè, quando si incavola molto, tipo 2 minuti dovete starci, roba del genere. Il suo Gatling di lancia è incredibile, veramente. Mi mostra che alla fine, se si arrabbia, può fare molto di più di quanto normalmente può fare. Ecco qua già siamo arrivati a quella sezione. Oddio mio, notate un pochettino l'esagerazione di sta cosa. Si sta cazzando. Oddio. Sono troppe! Usciamocene da qui. Non credo che può aumentare. Oppure sì, dovete soltanto rimanere là. Oddio, sono tante però. Ok, dai. Andiamocene via da qui. E concludiamo questa sezione. Credo che lo può fare anche qui. Quindi, se rimanete tipo fermi e aspettate, lo può fare. Se torniamo indietro. Dovrebbe esserci un scontro con il Madumi, giusto? Giusto. Ah, dobbiamo rompere le scatole anche a Napstablook. Dimenticavo. Madumi non possiamo rompere le scatole. Quindi, va bene. Va bene Undyne, tagliaci il ponte, noi cadiamo giù. Adesso dovremo sentire la voce che è familiare a noi, che è molto familiare. Sembra da venire bla bla bla. Oh. Chi vi ricorda? È Asriel comunque. Se ci state ben attenti, comunque la voce si sente prima. Il mio nome è bla bla bla. Ok. Riandiamo qua avanti. In questa run non abbiamo cambiato il colore delle targhettine, quindi, cioè sono gialle quando possiamo fare spare, quindi non c'è scritto che ci sono le targhettine gialle qui. Va bene, salviamo perché ci ridà anche tutta la vita, molto semplice, e andiamo avanti. Ok, quanto siamo messi oggetti? Ne abbiamo anche un po' troppi, però va bene. Quindi non possiamo prendere l'astronauta. Il coso dell'astronauta. Ma sembra come un dammi regolare d'addestramento. Un fatto ciò addestramento regolare. Vuoi dargli un colpo? Sì. Tu dai un colpo al dammi con il tuo pugno. Ti senti male. Danna. Dovrebbe aver cambiato quello che dice, poiché. Perché abbiamo rotto le scatole tipo al fratello. Quindi, pazzo, tu pensi che puoi farmi male? Io sono il fantasma che vive all'interno del fantoccio. Il mio cugino viveva all'interno del fantoccio stesso, finché tu, Shax, tu sei veramente noioso. Lui sì, l'oro, perché vabbè. È neutro, quindi lui si è annoiato così tanto ed è corso via. Come un ispetto che si rispetti. Comunque,
annoiare persone, Cramps, vabbè, dà fastidio alla gente questo umano. Umano, ti cancellerò via. Anker Kif? Non credo che sia una parola composta, cioè una parola composta. Aspetta, ti uccido via con le mie mani per la vendetta, bla bla bla. Madammi, abbiamo reso ancora più mad. Madammi, cerchiamolo. Attacco 30, difesa, yes. Perché è un fantasma, gli attacchi fisici falliranno. Foolish, foolish, foolish. Va bene. Ok, madammi, salve. Utilizziamoci. Come sempre dovete colpirlo con i suoi fantocci. Oh, voi fantocci, state attenti dove attaccate. Dimenticate che tu dimentica che ho detto qualcosa sulla magia. Non è molto per la conversazione, nessuno è felice con questo. Se notate, in realtà questa canzone è remixata dello scontro di Napstabook, nel senso, la canzone di Madame contiene un remix dello scontro con Napstabook. Strano, ma vero. Come molte canzoni di questo gioco, sentiremo più, vi dirò qualche cenno più avanti anche. Soprattutto quando arriviamo a Undyne, ce ne sono un paio che sono un po' ilariche di remix. Va bene, adesso comincio a farci vedere un altro suo attacco. Perché più che altro i temi Nigga e l'altro di Undyne sono tutti e due un remix delle rovine, tipo. Va bene, dovrebbe essere così. In realtà moltissime delle canzoni di questo gioco sono remix e non propriamente canzoni, host, singole. Ognuna però è fatto veramente bene perché si nota, non potrei mai dire che non si nota, però ogni canzone è azzeccata con il momento e serve a dare un'atmosfera che non è mai sbagliata. No, non sto traducendo, se volete vedere una RAM più seria in cui traduco tutto, almeno ci provo, guardate quella precedente. Ok, fantocci, fantocci, ricordatevi che non sono io il vostro bersaglio, siete dei fallimenti, siete tutti licenziati, è ora di utilizzare i fantocci tipo di metallo. Va bene, fantocci elettronici. Ok, perfetto, che okay, basta fare lo stesso così. No, l'ho mancato, mi dovrei vergognare. Va bene. No, l'ho mancato di nuovo. Ok. Non so in realtà se cambia qualcosa. Però è divertente. Ah, finalmente l'ho preso. Non ho preso danno? Wow. Adesso probabilmente lo prendo, però. Perché, beh, vedete? Ora è abbastanza difficilotto. Oddio mio. Serio? 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 Questi sono peggio degli altri, ok. Ho fatto Madammi senza pi. Ho fatto una no hit di Madammi. Fai! No hit di Madammi. Ok. Va bene. Era interessante almeno farlo vedere, dai, su. Questa tecnica l'hai rubata a Sense. Grazie a Napstabook per essere venuta ad aiutarmi. Non so se mi fanno danno i colpi di Napstabook, però aver fatto una no hit di Madammi è. Va bene, non me lo aspettavo perché lo facevano fatto a caso. Ok, è abbastanza facile come battaglia. Scusa, ti ho interrotto. Il tuo amico è andato via subito. Sembravate che stavate avendo divertimento qui. Bla bla bla. Napstablook, mi dispiace. Dai, non essere triste, povero Napstablook. Sto andando in casa mia, non ti preoccupare. Andiamo qui avanti. Chissà, scusatemi, vediamo se c'è. Nope, ci dovrebbe essere un personaggio lì che vi dovrebbe sbloccare una cosa particolare. Non c'è, praticamente dovrò hackerare il gioco. Possibilissimo. Adesso entriamo qua dentro. Visto che è un altro runner, vi faccio vedere poi cosa succede se mettiamo Aaron. Cioè se mettiamo questa musica andiamo da Aaron. Un classico Spock Tune, prendiamoci da mangiare. Oh, sei affamato? Ti posso dare qualcosa da mangiare? Ok, questo è un sandwich fantasma. Vuoi provarlo? No. Oh. Dopo una grande cena, un grande pasto. Mi piace stare nel terreno e sentirmi come spazzatura. È una tradizione familiare. Vuoi unirti a me? No. Oh. Abbiamo fatto.
Abbiamo reso triste il coso, il fantasma. Chiamiamo Papyrus qui. Oh, questa è la casa di dei vicini di Annai. Cosa, qual era il loro nome? Spooky Blue Blue? Prova a richiamare Napperog. Ok, adesso dovremo rincontrare Aaron e Washua, che faranno un discorso divertente sul fatto che che cavolo di musica è questa? Non lo so, non lo so, amico, ma mi sta spaventando. Questo è peggio che Shiren. Nessun modo, Shiren è molto meno spaventosa. Se tu sei così spaventato, perché continui a fare wink? Questi sono wink di paura. Dimenticatelo, questo suono è troppo. Filthy. Wash, aspetta, non lasciarmi. È così spaventoso. Questa è la mia punizione per essere così spaventoso. Per favore, fermati. Non sarò mai spaventoso di nuovo. Ok. Andiamo avanti. Qua c'è Gerson. Cosa ci dice Papyrus di Gerson? Se tu vedi un negozio, tu dovresti fermarti. Droppare, cadere e rotolare in qualche in qualche grande affare, perché noi abbiamo una vendita di fuochi nel mio negozio immaginario che vende fiamme. Dice qualcos'altro? Un altro, sì, già un altro sogno dei miei. Usare la scatola? Sì. Allora, mettiamo via il Monster Candy, perché devo fare un pochettino di cambi qua, quindi, ok. Ciao, Gerson, come va? Spero tutto bene. Dammi il tuo notebook. Meno 5 di attacco, meno 2 di difesa. Ah, perché mi danno meno 2 di difesa di quello che ho già capito. Ho capito. Ma no, non mi serve questa roba. No, la mi serve. Questo qua è un'armatura, giusto? Mi serve questa e questo per più avanti. Quindi, ciao. Stai attento fuori. Usare la scatola. Sì, usiamo la scatola. Allora, prima di tutto li poggio, mi servono per più avanti, quindi non mi servono ora. Non li posso mettere dentro perché sono troppo pieno. Oddio, ho forse un po' esagerato. Sì, mi sa che è un po' esagerato, però va bene. Item. Vabbè, droppiamo un ice cream. Va bene. E allora, cosa vogliamo prenderci? Le Monster Candy a posto di questa roba qui, quindi ok, perfetto. La patch card presto la dovremo utilizzare. Qua sotto ci sarà più avanti un checkpoint, cioè nel senso un posto per tornare indietro agli altri. Ok, adesso qua ci sarà l'incontro ravvicinato con Undyne e il Monster Kid. Più avanti? O era qui oppure dopo? Aspetta, non mi ricordo. No, era dopo. Vero, vero, era dopo. Adesso c'è prima questa stanza in cui ci sono i funghi. Ricordate, per andare se andate a destra risolvete facilmente, mentre invece se continuate qui non risolvete praticamente nulla. Cioè, andate al Temmie Village, quello che voglio fare io in realtà. Ok, il nemico speciale Temmie è apparso qui per sconfiggerti. Check, Temmie, Rated Tem, Outta Tem. Ama accarezzare umani carini. Ma tu sei allergico? Oh mio Dio, umani troppo carini. Muore. Let Temmie out a Tem. Ok. Temmie dimentica il suo altro attacco. Parliamo. Tu dici ciao a Temmie. Oi, hai Temmie. Ok. Oddio, come cavolo faccio a schivare una cosa del genere io? Temmie vibra intensamente. Temmie, rat Tem out a Tem. Stai impazzendo, Temmie. Ma è impossibile in qualche modo schivare Temmie? Temmie sta facendo i suoi capelli? Check. Oi, hai Temmie? No, perché? Non capisco come funziona questo attacco. Temmie vibra intensamente. Nice cream. Che giornata meravigliosa. Ah, no, che possa avere una giornata meravigliosa. Ah, cute. Temmie ti accarezza. Va bene. Ok. Check. Oi, I'm Temmie. Ciao Temmie. Temmie vibra intensamente. Mi ricordo. Ok, adesso ha fatto.
No, non l'ha fatto. Mi ricordo che c'era un modo per far uscire Temmie fuori dai Temmie. Come funziona sto cavolo di attacco? Ok. Spare, facevo prima. Hai vinto. 0 XP, 0 gold. E siamo al Temmie Village. È il momento di guadagnare soldi infiniti. E vai. Ok, guadagno su infiniti perché poi non per la... Sì, anche per la Faceit contro Metaton, ma principalmente perché voglio l'armatura definitiva del gioco, quindi a fra poco. Ah, mi sto dimenticando di farvi vedere una cosa particolare. Se voi fate al secondo rilancio di Temmie, no, vi dirà questo. Ti dispiacerà di questo. E non vi farà più nessun rilancio. Ok, comprati questo. Sì, sono già arrivato a 500 di gold. Mi sono venuto un po' di roba, però va bene. Sì, tipo il tag glove e il bandage, visto che non mi servivano. Però, beh, è ora di continuare. Perfetto, ragazzotti, eccoci qua. Abbiamo fatto abbastanza soldi per comprare Tempe for Kulag. Non mi ricordo se l'ho fatto vedere. I Temp segue un'educazione più grande, più alta. Yaya! Wow, questo è tanto. Può veramente Temmie accettare? Ok, Temmie andrà al college e ti farà a college e ti farà orgoglioso. La faccia rimane qui, è inquietantissima. Ah, questa è una tipo un'immagine della Annoying Dog, giusto per dire. Temmie ritornato dal college. Tem ha imparato un sacco di cose. Ora vende nuovi oggetti. E per essere precisi, la Temmie Armor. Fare battaglie troppo facili. Possiamo parlare sulla Temmie Armor? Ah, a proposito di Temmie Armor, Temmie Armor è così buona. Ogni battaglia diventa una facile vittoria. Ma Temmie pensa, se tu usi l'armatura, le battaglie non diventerebbero più una sfida. Ma Tem ha una soluzione. Tem ti offrirà una scholarship. Se tu perdi un sacco di battaglie, Tem diminuirà il prezzo. Quindi, se tu fai le battaglie forti e diventi frustato, puoi comprare l'armatura di Temmie come ultima speranza. Ma l'armatura di Temmie è così buona. Permettila di comprarla soltanto se ne necessiti. La compreremo più avanti nel gioco. E giusto per dire, è impossibile ottenere questa armatura se siete in un genocidio. Mi sembra abbastanza scontato, ma va bene. Andiamo ancora un po' avanti. Voglio arrivare. Non so bene fin dove posso arrivare in questo episodio. Perché sono già 15 minuti, quindi credo che siamo già 17 minuti e vorrei tenermi su massimo mezz'ora. Quindi ho ancora una decina di minuti. Dai. E poi concludiamo qua l'episodio. Quantomeno abbiamo fatto uscire Temmie da Temmie. No, in realtà no, abbiamo reso Temmie felice. Flirt. Ok, ho provato a flirtare con il coso. È diventato un altro nemico. Va bene, fin qua lo sappiamo. È tutto base. Lie down. Ok, non fa nulla. Dovete per forza fare Anag, se non erro. O Ag. Cos'era? Anag o Ag? Non me lo ricordo più. No, Anag. Ok, quindi dovrebbe essere contento. Se ricordo bene. Ah, ho preso danno. Non, ho preso due danni. Sono un pirla. Spare, perfetto. Oh, ho venduto un sacco di roba. Userei anche il dog residue. Che dovrebbe dare dog salad che vi curano. Perfetto, 2 HP. Ok, però possiamo farlo all'infinito, giusto per dire. Non dovrebbero curare in realtà cosa a random, però va bene. E se non erro, se avete l'inventario pieno, come si può dire? Dovrebbe avere più probabilità di droppare Dog Salad. No, infatti, però non lo sta facendo, quindi meglio evitare. Non so se c'è una scatola più avanti, però va bene. Ah, le lanterne, giusto? Fastidiose, questa stanza è abbastanza fastidiosa. Almeno non mi piace come idea. Beh, sono puzzle, non è niente di che. Cosa c'è qui? Aaron e Joshua, ciao. Deve essere proprio addie. Ok, dovrebbe essere intanto sopra. In alto qua. Ok, no, era ancora sopra, ricordavo male. Là c'è un coso, qua c'è una lanternina, utilizziamo la lanternina, andiamo qui a destra. Ah, ok, per dire, se provate ad andare qua sopra, vi
ci sto provando con tutte le mie forze, non vi fa andare, quindi dovete per forza avere quello scontro ravvicinato dietro di te. Prova a andare. Ciao, com'era? Tutto bene? Non sei stanca per aver lanciato così tanti colpi? Se volete vedere la parte tradotta in modo quasi decente, per nulla decente in realtà, di questa serie, vi ricordo di guardare quella precedente. Andai, ti aiuterò a combattere. Ma chi stai mirando? Ok, lui stai mirando. Si sta mirando me. Andai, mi vuole uccidere. Monster Kid, aiutami! Ehi, non stai per dire ai miei genitori. No, 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 lo direi come ai tuoi genitori. Dai, andiamo. Quella armatura di temi la prenderemo più avanti. Adesso non è importante. Qua possiamo scoprire se torniamo indietro che c'è Floyd che ci segue in modo sicuro. Adesso qui dovrebbe esserci. Ah sì, la storia con Coso. Dovrebbe apparire il Monster Kid. Io. Adesso. Avevo detto di no che lo mi doveva odiare, giusto? Quindi dirò sì oggi, questa puntata. Ok. Quindi tu sei umano, giusto? Lo sapevo. Ok. Sì, ti dico che mi devi odiare. Eh? Questa è la tua idea di dire qualcosa? Tutta. Me lo dici tutte le volte, va bene. Ciao, creo che lo dobbiamo salvare, è obbligatorio. Cambiami i dialoghi con Undyne, però è obbligatorio credo per ottenere un buon ending. C'è una buona possibilità di farsi amica Undyne. Credo. Non mi ricordo, cioè perché so che Professor Undyne, per esempio, lo potete fare soltanto in una pacifist, perché se uccidete un mostro Undyne non va a diventare vostra amica, quindi. Essendo obiettivo della serie, comunque dentro al gioco Pacifist la devo prendere in giro. Oltre che devo prendere in giro tutti i personaggi, perché così, giusto per far vedere come può essere anche divertente in questo senso il gioco. È importante per il fatto principale. Che è importante. Adesso ci sarà Undyne. Se notate, magari potete cercare qualche video che ha un po' di remix musicale. Adesso, questa dovrebbe suonare Nga, si dovrebbe chiamare. O era Spiro Justice questa, non mi ricordo. Comunque in Ga e Spiro Justice, che sono le sue canzoni. No, questa è Spiro Justice. Potete risentire le rovine. Cercate un po' in giro. Ok. Tu sei un codardo. Ti farò fuori. Se sì, andai, lo so. Non posso sistemarmi in inventario, quindi non ho le cure. Ok. Va bene. Vabbè, proviamoci lo stesso. Questo è, quindi. Non scapperai più via. Eccomi. Casomai muoio e. Mi va bene, devo morire. In guardia. Adesso. Cerchiamola. Andai in attacco 50, difesa 20. L'eroina che non si arrende mai. Nella patch prima, precedente, se non erro, per un periodo, c'era stato un periodo in cui Pyrus aveva statistiche migliori di Undyne. Però va bene, adesso. Lei ci dice che dobbiamo affrontare il pericolo. Pensiamo di prendere danno. E lei si incazzerà. Quando ti ho detto di girarti a affrontare il nemico faccia a faccia, intendevo che devi girare la faccia dei proiettili. No, Andai. Non so se neanche ho la vita abbastanza per poter reggere. Guarda, ti ho dato una lancia per bloccare questi proiettili. Ti devo spiegare qualcosa in modo più chiaro? No, credo che ci voglio. Sì, ci voglio, però va bene. Ok, devo portarmi gli oggetti di cura, me ne stavo dimenticando. Fa nulla. Tu non puoi arrenderti solo adesso. Le ore stai determinato. Non abbiamo mai visto questa schermata. Vabbè, devo morire perché devo diminuire il costo della Temi Armor. Quindi moriamo. Ma. Ah, sì, ci hai fatto direttamente qui. Perfetto, io credo che. Torno qua con gli oggetti di cura e risolvo il tutto. A fra poco. Bene, rieccoci ragazzotti. Andiamo a far uscire dai gangheri Undyne. Almeno per l'inizio, non completerò qua la battaglia, ci morirò un'altra volta. E basta. Però adesso facciamo uscire dai gangheri Undyne. In guardia, non Undyne. Cerchiamola, l'eroina che non si arrende mai, lo sappiamo fin troppo bene. Finché tu sei verde non puoi scappare, a meno che tu non ti prepari a combattere il nemico faccia a faccia. Facciamoci colpire. Challenge. Quando di affrontare il pericolo, intendo che devi affrontare i proiettili. Ok, adesso mi devo curare. Nice cream.
un'installazione di un abbraccio, tu ricoperisci 15 HP. Guarda, ti ho dato una lancia per bloccare i proiettili. Ce l'ha data lei, quindi questo è importante in realtà. Ti devo spiegare questo in modo più chiaro? Mangiamo il dog salad. Mi dà solo 2 HP. Cosa stai facendo? Solo sono girati verso l'alto. Non è difficile. Si sta incazzando. Ok. Volevo che questo diventasse una battaglia fair, giusta. Pensavo che se ti avessi battuto così, ti avrei dimostrato veramente quanto. Avrei dimostrato quanto sono forti veramente i mostri. Ma ora non mi interessa. Non sono la tua gentile professoressa. A meno che la tua gentile professoressa fa questo. Allora, questo è più difficile degli attacchi della Genocide, in teoria. Nel senso, per il gioco, quello è più difficile degli attacchi della Genocide per la Wiki. Secondo me no, però va bene. E cominciamo ad attaccarla, perché la dobbiamo sconfiggere. Di che cosa sono fatti gli umani? Va bene. Non so, vediamo quanto sta durando. 2 minuti, sì, proviamo a sconfiggerla. Chiunque altro sarebbe morto adesso. Ok, Undyne. Il mio obiettivo è batterti per dimostrare cosa succede quando si sconfigge una pacifist. Fizz mi ha detto che gli umani sono determinati. Ho sbagliato il primo attacco, va bene. Adesso vedo cosa lei voleva dire. Oddio. Ok, ho affrontato una... Però questa rimane comunque abbastanza difficilotta come scontro. Non so neanche se ce la facciamo. Se moriamo me ne frego altamente. Restarto. Cioè, non concludo qua l'episodio e continuo nel prossimo, perché ci sarà molto da divertire. Cioè, ci dobbiamo divertire con lei a un certo punto. Ci divertiamo abbastanza. Lei è proprio quella che si fa. Dopo Flowey è quella che si fa trollare di più, lei. Ok. Ha una marea di vita. Veramente tanta. Ho finito anche la roba. La prossima utilizzo la patch card se sarà ancora via. Nega, muori al genere. Muori di già. Piccolo. Ok, sono morto. Va bene, credo che posso concludere l'episodio qua. Nel prossimo la sconfiggiamo, eccetera. La sconfiggerla senza aver ucciso mai un mostro fa un po' ridere, però ci proverò. Quindi, per questo episodio qua da noi è tutto. Spero che vi sia piaciuto. Ciao a tutti ragazzi, al prossimo video. Ciao!